Amici followers, bentornati in questo nuovo video dedicato a No Rest for the Wicked. Siamo qui per discutere delle ultime novità dopo l'ultimo aggiornamento e per esplorare le prospettive future di questo titolo affascinante creato dai Moon Studios, tutto grazie alle parole di Thomas Mahler. Vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Da ora in avanti ci saranno molte novità interessanti, quindi non perdetevele. Prima di tutto diamo un'occhiata al recente post di Thomas su Twitter, dove ha condiviso alcune interessanti considerazioni. Va bene gente, parliamo degli aggiornamenti dei contenuti e di come stiamo procedendo con queste cose. Inizialmente avevamo dedicato il primo mese post lancio a correzioni e patch, prevedendo la necessità di risolvere bug e rispondere rapidamente alle richieste della community. Riflettendo su questo primo mese dal lancio, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro in questo ambito. Parallelamente, abbiamo continuato a lavorare in background su numerosi elementi che abbiamo dovuto tagliare per poter rilasciare l'accesso anticipato. Il passo successivo più ovvio in termini di contenuti era quello di realizzare la visione finale per i contenuti che non sono stati inclusi nel rilascio iniziale. Come avrete probabilmente notato, aree come il passo senza nome e la trincea nera sono state inizialmente ridotte. Con le prossime patch vedrete aggiornamenti dei contenuti in tutte le aree che avete già esplorato, in modo che riflettano la visione originale e che queste aree abbiano ancora più profondità e ricchezza. Stiamo lavorando per aggiungere ulteriore profondità a queste aree, superando di gran lunga il piano originale. Stiamo sviluppando nuove caverne, luoghi avvolti nell'oscurità che introducano nuove sfide e risorse, botole che possono essere aperte conducendo a sezioni completamente nuove, eccetera, eccetera. L'obiettivo di questi aggiornamenti non è solo quello di espandere lo spazio di gioco, ma anche di introdurre nuovi cicli di gameplay, garantendo che ci siano sempre luoghi in Isola Sacra designati per attività specifiche, come vado a X per ottenere un sacco di Y. In concomitanza abbiamo già annunciato durante il nostro Wicked Inside Showcase che uno dei primi aggiornamenti importanti ai contenuti sarà The Breach, che aggiungerà due grandi aree completamente nuove a Wicked, i Marine Woods e le Lowland Meadows. Un notevole lavoro è già stato svolto su queste aree, le abbiamo anche anticipate durante il nostro Wicked Inside, e queste aumenteranno significativamente la portata di Wicked. Queste aree sbloccheranno anche tutto il nostro equipaggiamento di livello 4, permettendovi di creare nuove build. Parallelamente vediamo un enorme potenziale nel nostro crogiolo, quello che abbiamo rilasciato è solo un'anteprima di ciò che verrà. L'obiettivo finale per il crogiolo è trasformarlo in un roguelite che vi offra lo stesso brivido di giochi come Hades, Dead Cells, eccetera, eccetera. Tuttavia, poiché abbiamo già molti dei nostri sistemi in funzione, penso che possiamo fare cose che solitamente non si vedono in altri roguelite. Possiamo offrire livelli intricati con molta verticalità, meccaniche di combattimento più profonde, permettervi di giocare queste sezioni con i vostri amici in multiplayer, introdurre nuove statue del crogiolo che offrano modi completamente nuovi di giocare a Wicked, eccetera, eccetera. Vorremmo che giocaste al crogiolo con il personaggio che avete sviluppato finora come base, ma con ogni sezione che completate, il nostro piano è che possiate scegliere tra diversi potenziamenti e, completando le varie sezioni, creare una classe sopra la vostra classe attuale che, speriamo, vi permetta di sconfiggere il boss e ottenere tutte le ricompense alla fine. In sostanza, il nostro obiettivo con il crogiolo è offrirvi la soddisfazione che normalmente si ottiene giocando un ARPG per 30-40 ore, in un periodo di tempo più breve, in modo che possiate avere la vostra esperienza RPG normale in Wicked, dove sviluppate il vostro personaggio e il mondo nel lungo periodo, e al contempo una sezione che permetta corse super eccitanti e incredibilmente divertenti di 15-20 minuti, che vi danno comunque quel pieno di adrenalina da RPG, ma in una forma più condensata. Mi permetto di aggiungere che questa particolare modalità, secondo me, sarà un po' il fiore all'occhiello per coloro che giocheranno anche in portatilità. Investire una decina di minuti in questa sfida mentre, per esempio, si attende un treno, durante una breve pausa o semplicemente per svagarsi, potrà risultare vincente anche per coloro che non avranno molto tempo a disposizione, quindi GG Moon Studios. Il post poi prosegue. Penso che tutte queste novità siano estremamente entusiasmanti e offriranno ai giocatori innumerevoli ore di divertimento. Con tutto ciò, dobbiamo anche tenere sempre presente il nostro obiettivo finale di rilasciare la versione 1.0. Abbiamo analizzato attentamente cosa dobbiamo ancora cambiare a livello sistemico per raggiungere questo traguardo.
Finora abbiamo individuato solo una grande modifica chirurgica a livello di design che riteniamo necessaria, ma l'obiettivo finale con la versione 1.0 è avvicinarsi il più possibile alla mia visione finale per Wicked. Speriamo che a quel punto avremo creato uno dei più entusiasmanti ARPG degli ultimi anni, che sembrerà un gioco che il nostro piccolo team non avrebbe dovuto essere in grado di realizzare. Per darvi un'ulteriore anteprima dietro le quinte, parliamo rapidamente del nostro sistema della peste. Attualmente questo sistema è impostato su uno stato statico, il che significa che nuovi stati si sbloccano in modo predeterminato man mano che il giocatore progredisce nel regno. Il nostro obiettivo finale è rendere il sistema della peste dinamico, così che Isola Sacra sembri sempre viva e in continua evoluzione. In questo modo, nuovi stati si attiveranno dinamicamente con l'aumento dei livelli dei nemici, permettendo al mondo di evolversi insieme al vostro personaggio e introducendo nuove sfide e ricompense in tutta Isola Sacra. Attualmente esiste uno stato finale chiaro che può essere raggiunto, ma in ultima analisi non dovrebbe mai esserci un punto in cui non si trovano più nuove sfide. Ogni giorno che esplorate Sacra non dovreste mai sapere cosa aspettarvi. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, ma spero che questa dettagliata panoramica fornisca una chiara idea della direzione in cui stiamo andando. Ragazzi, riflettendo sul post emergono alcune considerazioni interessanti. È vero che il rilascio della versione 1.0 del gioco sembra ancora piuttosto lontana, considerando che molte delle aggiunte previste nella roadmap devono ancora vedere la luce. Tuttavia, non possiamo trascurare il fatto che è passato soltanto un mese dal lancio, eppure il team ha dimostrato una straordinaria prontezza nel rilasciare numerosi hotfix e patch correttive. Questo non solo testimonia la competenza e l'affiatamento del team, ma anche la loro grande attenzione alle esigenze della community. Occorre sottolineare che queste ambiziose iniziative comportano alcune sfide. L'introduzione di nuovi sistemi complessi richiederà un attento bilanciamento e monitoraggio continuo. Inoltre, lavorare su tanti aggiornamenti importanti potrebbe rallentare altri aspetti dello sviluppo, come l'ottimizzazione e il bilanciamento generale del gioco. La mia unica preoccupazione riguarda la tenuta di questo equilibrio nel lungo periodo. È inevitabile che, man mano che il lavoro procede, si presenteranno imprevisti e nuove decisioni da prendere. Tuttavia, mi conforta sapere che il gioco è costruito su solide fondamenta, è divertente da giocare, i combattimenti non sono banali e la direzione artistica è di tutto rispetto. Sono certo che il team saprà gestire con saggezza e discernimento le sfide che si presenteranno lungo il percorso. D'altra parte, non posso fare a meno di chiedermi come faranno a soddisfare tutte le richieste della community. È un obiettivo ambizioso e, sebbene il team sia estremamente attento alle esigenze dei giocatori, c'è sempre il rischio che Wicked possa diventare un calderone di idee disordinate. Però sono fiducioso che il team saprà mantenere una visione chiara e coerente per il gioco, evitando che ciò accada. In definitiva, sono estremamente soddisfatto dei progressi finora compiuti da Wicked e del modo in cui il team ha gestito il processo di sviluppo. Non stiamo parlando di una software house nata ieri, anche perché hanno alle spalle due titoli di grande successo. Quindi guardo con fiducia al futuro del gioco e sono convinto che, con una guida attenta e un impegno costante, raggiungeranno grandi traguardi. Continuerò comunque ad osservare con interesse il cammino di Wicked e non vedo l'ora di vedere cosa riserva il futuro per questo entusiasmante progetto. Come sempre, vi ricordo di commentare e dirmi la vostra, ragazzi, anche perché da qui alla prossima patch penso che passerà ancora un po' di tempo. Oppure non dovremo aspettare troppo. Chi può dirlo? Sta di fatto che l'interesse su Wicked rimane acceso. Io vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi aspetto alla prossima con nuovi contenuti sul canale. Un saluto a tutti da Rev. Ciao!